Ciao a tutte e ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Se questo video vi piace, ricordatevi di mettere un bel pollice in su per me. Se poi effettivamente avete piacere di sostenermi continuativamente iscrivendovi al mio canale, ricordatevi bene, compare da questa parte, poi di attivare la campanellina alla voce tutte. In questo modo, man mano che io metto i miei video online, vi dovrebbe arrivare puntualmente la notifica. Rieccomi molto felicemente a girare dal terrazzo di casa mia per la seconda volta, effettivamente dopo qualche anno che effettivamente sono su YouTube. Spero che, beh, insomma, l'orario dovrebbe essere anche favorevole, comunque non si sentano chissà quanti rumori di sottofondo, se non insomma quelli, diciamo, della vita quotidiana in una città di provincia, chiamiamola così. Ma veniamo al succo, o in questo caso al colore del video. Ho pensato di mostrarvi, magari qualcosina si è anche già visto in qualche altro mio video, comunque quelli che sono i miei, diciamo, rossetti e tinte labbra. Vengono poi usati mille termini, ma se vogliamo andare a vedere una differenza che è mediamente chiara, mediamente concreta, è appunto quella tra rossetti e tinte labbra. Ho scelto, ma anche perché insomma sono quelli che da un po' di tempo sto utilizzando, una fascia mediamente low cost. Per chi magari sta guardando questo video per la prima volta, anche solo per curiosità, per tanti signori maschietti che effettivamente, secondo me, non sanno quanto può costare un rossetto. Sì, insomma, tinta labbra è già un termine un pochino meno conosciuto. Andiamo dai 5-6 euro a più di più anche di 40 a prezzo pieno. Poi vabbè, vari sconti, varie promozioni, però insomma il range è piuttosto ampio. Io qui ho scelto di stare, diciamo, indicativamente dai 10 ai 15 euro, quindi insomma una fascia d'età low, o insomma magari se proprio si vuole cercare il pelo dell'uovo, medium cost. Ho parecchi top, un solo flop fortunatamente, quindi insomma magari lo inserisco tra i vari top o lo lascio per ultimo. Allora, primo top, questa decisamente si può definire una tinta labbra. Io poi cerco magari di farvi anche qualche swatch, sperando insomma che poi la luce naturale insomma non vada a sfasare così tanto effettivamente il colore della tinta. Allora, questo qua è di Douglas, questo è il numero 6, Passionate Red. Poi comunque, se avete dubbi o curiosità, scrivetemi pure giù nei commenti. La collezione è la Ultimate Fusion Matte Long Lasting Liquid Lipstick. Sì, qua effettivamente rossetto liquido a lunga durata con un finish matte, come dire. Quindi sto facendo un po' il gioco all'americana, ma questo ve lo avvicino. Sì, si vede bene, decisamente è il suo, stavo per dire pennellino o applicatore, stavo per, ed eccolo qua. Qua direi che bene o male rende, insomma, siamo nei toni di un rosso fragola, indicativamente. Anche per quanto riguarda il rosso, ci sono mille definizioni, quelli un pochino che più insomma semplici, diciamo un rosso fragola, un rosso ciliegia e un rosso corallo. Se andate a vedere o così troverete mille definizioni di rosso, ma insomma più marketing che altro. Secondo me, fatemi sapere magari anche cosa ne pensate voi giù nei commenti. Poi
rimanendo, vabbè, no, lo inserisco così perché quest'altro, che invece è sempre di Douglas, questo Smart Shine Lipstick Shine and Care, questo è il numero 14 Earth Guardian, questo effettivamente è il mio rosso flop. Allora, io adoro i colori in generale, ebbene sì, anche il rosso, qui so che la mia carissima amica Veronica del canale La Bambina Mai Cresciuta, che saluto e a cui mando un grosso bacio, si sta un po' strappando i capelli, per così dire, so che a lei il rosso non piace, no, a me il rosso piace molto. Non è effettivamente il mio colore preferito, perché per me è difficile trovare un colore preferito, però sicuramente è proprio un colore che mi vibra in tutte le corde del cuore e dell'anima. E quindi, oh mio Dio, sì, vabbè, piccolo incidente ma risolvibile, rossetti rossi alla grande, soprattutto di tutti i finish, diciamo, quelli che vanno un pochino più sul rosso fragola, indicativamente. Questo viene definito un rossetto con un finish leggermente luminoso. Penso che la parola care faccia riferimento al fatto che comunque è un rossetto mediamente morbido, vellutato e che non va a seccare ulteriormente le labbra. Altra parentesi, così chi magari proprio detesta la chiacchiera in più può già stoppare il video e mandarmi quel paese. Allora, i rossetti matte, almeno per la mia esperienza, durano tanto, sono molto belli, fanno un pochino anche l'effetto tatuaggio, ma per quanto poco, soprattutto qui in questa zona del centro, sono una tipologia di rossetti, scusa, sono un attimo ricomposta, che vanno a seccare le labbra, per quanto noi possiamo andare a scrabbare e idratare proprio per come sono stati fatti. Io vi consiglio, poi il problema di questa tipologia di rossetti, vi faccio, ecco, sì, lo vedete, è che col caldo tendono anche un pochino a sciogliersi, però di alternare rossetti più a lunga durata, più con questo, anzi chiamiamole tinte labbra, perché forse qui il termine più indicato, a lunga durata con questo finish matte, a rossetti che chiaramente sono più cremosi e più vellutati, proprio per dare sollievo alle vostre labbra. Questo, ahimè, io ve lo faccio comunque vedere perché i colori sono pressoché identici. Penso che così, insomma, la differenza praticamente non si nota, perché effettivamente minimale. È un rosso, quindi nel momento in cui andate anche a bere un bicchiere d'acqua ve lo ritrovate un po' a macchie ovunque, tende troppo a sbordare. Io non ho nessun problema a riapplicare un rossetto anche dopo aver bevuto il classico bicchiere d'acqua, però se mi viene via, insomma, mi sta bene che mi venga via in maniera omogenea. Se tende un po' a saltarmi ovunque, anche no. La fascia di prezzo di questo dovrebbe essere 12,99 o 13,99, non lo ricordo esattamente, comunque entro i 15 euro. Mi dispiace, ma questo numero 14 Earth Guardian per me è un flop. Allora vado comunque con altre tonalità che invece per me sono due grandi top. Allora, sempre collezione, eccolo qua, Douglas Smart Shine Lipstick Shine and Care, questo è il numero 7 Coral Crunch. Attenzione, perché se avete la curiosità magari di vederlo online, non so se adesso l'errore è stato corretto, perché io l'ho anche segnalato via mail, ma viene scritto invece che Coral Crunch tipo Coral Punch, no, Coral Crunch. È anche, sì, abbastanza fedele. Eccolo qua.
quello che io indosso in questo momento, in ogni caso vi faccio anche lo swatch. Richiudo più o meno come Dio comanda ed eccolo qua. No, questo direi che è molto molto fedele, questo arancione corallo, che magari può piacere anche a chi non ama di solito, insomma, un arancione un po' più acceso, un arancione proprio, chiamiamolo carota, anche se dubito che insomma si metteranno a fare, anche chiamandolo in inglese, un rossetto che si chiama carrot, anche no. Mi riavvicino così, anche magari con questo sorriso molto, diciamo, artificioso. È confortevole, anche magari bevendo e mangiando, sì, viene via, ma viene via in maniera omogenea, va riapplicato. Può capitare che comunque magari invece lo tenete su un po' di ore, non avete né mangiato né bevuto, vi consiglio di andare a struccarlo comunque con uno struccante, di fare almeno qualche passata, ecco, con uno struccante bifasico, comunque con uno struccante che abbia una base oleosa, altrimenti assolutamente non rischiate proprio la mattina dopo, a me è capitato, di ritrovarvi soprattutto al centro, magari andando anche poi a scrubbare le labbra, proprio il frammento di rossetto. Certo, non vi va poi a macchiare le lenzuola, ok, ma insomma, magari anche no. Questo, sì, numero e nome li ho detti. A me piace veramente tanto, quindi assolutamente un grande top. Il mio secondo top, sempre di questa collezione di Douglas, è il numero 9, Soaking Wet. Qua siamo su rosino, molto molto bello questo, eccolo qua. Sì, devo dire che anche in questo caso forse, ecco, rispetto a come lo vedete messo sulle labbra, poi può sembrare un pochino più chiaro o un pochino più scuro. In ogni caso, sì, devo dire che insomma oggi questa luce naturale è abbastanza, ecco, mettiamolo così, eccolo, sì, con la manina, è mediamente collaborativa. Anche questo viene via mangiando, non rischiate di ritrovarvelo insomma fin sulle orecchie, va riapplicato. Comunque un rossetto confortevole, un rossetto che si può tenere per ore, è proprio piacevole la sensazione che dà sulle labbra. Con questo devo dire, perché magari, ecco, cose di, che magari non vengono sempre dette, nella stessa collezione di rossetti, attenzione che usando un colore o l'altro si possono avere differenze, da quello che è successo a me, per cui due colorazioni sono top e una terza è un flop, ma anche proprio magari minimali, ma nella performance. Questo, quest'altro, scusate, mi riavvicino a questo qui, questo rosa, che è anche particolare perché può piacere magari a chi come me ama le tinte un po' più vivaci, un po' più accese, ma anche a chi magari ama tinte un pochino più soft o sobria, insomma, che dir si voglia. Anche qui magari io una passata di struccante bifasico con una base oleosa la consiglio, ma in ogni caso rispetto a questo arancio corallino viene via un pochino più facilmente. Poi gli ultimi miei due top sono anche queste, magari poi vedo di sfruttare quest'altra mano, due tinte labbra. Allora, questa io l'ho trovata, veniva $19,90, quindi con gli sconti è diventata più medium cost perché a 13 euro. Questo è Fenty Beauty by Rihanna, plush, anzi scusate, blush, proprio così, castroneria in diretta.
matita matte lipstick ed è non ha nessuna numerazione ed è Candy Venom. Io l'ho trovato proprio nei cestoni dei prezzi sexy di Sephora ancora qualche mese fa. Facile secondo me che magari possiate trovarlo online o in qualche store fisico di Sephora piuttosto grande dove è facile che tengano rimanenze. Allora, molto carina in questo caso anche questo pack, insomma un po' tra l'argento e il bronzo specchiato. Vediamo se riesco a sfruttare anche l'altra mano. Sì, eccolo qua, il suo swatch. Questa dura ore. Per chi ama questa tipologia di colorazioni è molto, è bello, però anche questo, come insomma qui in questa zona centrale, tende a seccare le labbra. In ogni caso dura ore. Interessante lo sconto con cui sono riuscita a trovarlo. Quando magari andate a mangiare una pizza o un gelato, che quindi insomma il cono proprio si mangia di gusto e la pizza comunque insomma l'olio ce l'ha, tende a venire via, ma rimane magari qui sui bordi e viene via regolarmente, assolutamente non ve lo ritrovate fin sulle orecchie. Quindi un grande top. Stavo guardando se magari dava qualche altra indicazione in più, ma no, è appunto Blush Matte Lipstick Candy Venom. Ripeto, per chi ha qualche curiosità o insomma vuole proprio avere magari un riferimento scritto, assolutamente che chieda giù nei commenti. Poi molto molto simile, non so se qui si coglierà la differenza. Amo questi colori accesi, questi colori pop, qualche volta magari così a estro uso anche colori un po' più scuri, però insomma la gamma mia a grandi linee è questa. Questa è una cream lip stain di Sephora, anche qui in italiano è una tinta labbra sostanzialmente. Qui non dà nessun riferimento come nome, è la numero 92. Applicatore qui con il classico pennellino. E vado a... Eccolo qua. Sì. Ecco, magari... Ecco... No, qua probabilmente si fa fatica a cogliere, diciamo, quest'ultima di... Sephora è leggermente più chiara, ma la differenza è proprio minimale. Io vi consiglio, proprio perché è un altro colore che appunto mi piace molto e ho voluto prenderle entrambe. Anche in questo, secondo me, tra l'altro, questo numero 92 di questa collezione Cream Lip Stain, vediamo se mi riesce anche la pronuncia francese, Rouge Velouté Sans Transfer. Ogni tanto insomma qualche dubbio mi arriva anche col francese. In ogni caso anche qui insomma in italiano la dicitura più corretta è tinta labbra. Dura. Mangiando anche qui il cono gelato o la pizza viene via, rimane sui bordi, però comunque viene via in maniera omogenea. Se andate a bere il bicchiere d'acqua, no, rimane lì fissa. Questa anche dovrebbe essere sempre a 12,99 o 13,99. I rossetti o tinte labbra del marchio Douglas o Sephora indicativamente rientrano in quella fascia di prezzo. No, anzi, la tinta labbra, questa qua di Douglas, non so se l'ho detto prima, ma dovrebbe costare o 9,99 o 10,99, quindi un pochino meno, e questa sono di costa o 12,99 o 13,99, poi comunque insomma magari online si trovano anche degli sconti
non so, non ricordo poi però quanto sia facile avere degli sconti sui prodotti a marchio Sephora. Secondo me, poi non so se magari ne prenderò delle altre perché, insomma, mi sta piacendo, insomma, per me è un top questa cream lip stain, però diciamo che è uno tra i colori secondo me più veramente più belli, insomma, chiaramente se piace un certo tipo di colore è portato anche sulle labbra. Per me, insomma, l'ho detto, ridetto e stradetto, rimane un grande top. È finita questa mia breve carrellata, sono contenta di avere tutti i top e un solo flop. Fatemi sapere se conoscete questi rossetti barra tinte labbra, li avete provati, vi incuriosiscono, avete magari provato altre colorazioni di queste collezioni e anche voi avete notato delle differenze anche proprio come performance o per poi riuscire ad andare a toglierli, insomma, delle magari sottigliezze che però insomma è interessante sottolineare andando ad utilizzarli e insomma chi più ne ha più ne metta. Naturalmente per tutte le persone che magari insomma non sono strainteressate a questo argomento, non hanno tutta questa voglia insomma di condividere, per me è importante anche se giù nei commenti lasciate il cuoricino, lasciate la stella, lasciate il saluto, la coccinella, insomma tutti quei simboli allegri di gioia e di buona fortuna, perché mi fate sapere che comunque al di là di questo schermo ci siete e questa per me è una delle soddisfazioni più grandi nello stare qui su YouTube. Io vi mando un bacio grande, un altro e un altro ancora, insomma, a maggior ragione in questo video i baci sono anche più colorati. Ciao a tutte e ciao a tutti, ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!